una mia diagnosi. Io credo che il nostro movimento sportivo siciliano un po' è stato, per così dire, fra virgolette, drogato un po' dai contributi della regione siciliana. In passato questi erano sicuramente dei contributi che permettevano di fare attività e molti facevano attività per avere i contributi. Le ragioni che sappiamo hanno purtroppo portato la regione a diminuire questi contributi. Venuto meno le risorse, tutto le mette in discussione il Comitato regionale. Io credo che vada fatta chiarezza che i compiti del Comitato regionale non sono quelle di, non solo, solo quelle di interagire con la regione per i contributi, ma quelle di coordinare le attività, di fare sistema, di andare a creare anche le condizioni perché ci sia un ricambio generazionale anche nella dirigenza, cioè tutta una serie di passaggi che in questi anni sono stati congelati. Adesso si tratta di prendere coscienza che qualcosa è mutato e non qualcosa di poco, ma di tanto, e per conseguenza bisogna fare in modo che la nuova gestione dello sport siciliano sia improntata sicuramente a un coinvolgimento della regione, perché torno a dire la regione nel CONI, nel movimento sportivo, non deve vedere un'organizzazione che chiede contributi, ma bensì un'organizzazione che solleva l'ente Stato, l'ente Regione dal fare tanto per i giovani che diversamente non sarebbe possibile fare. La Regione o l'ente Regione, l'ente Stato, l'ente Comune, l'ente Provincia che chieda allo sport di fare determinate cose, perché non dimentichiamo che lo sport assolva dei compiti che diversamente sarebbe estremamente difficoltoso poter gestire.